Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Se vedete la qualità diversa è perché ho cambiato telefono, invece quello nuovo che registro praticamente quasi sempre è questo. Solo che il video, come leggete dal titolo, volevo rispondere alle domande che voi mi avete fatto su Instagram. Sono abbastanza tante. Ho scelto quelle, diciamo, che mi piacciono di più. Quelle invece che non posso rispondere, diciamo, qua su YouTube, giustamente non ho risposto alle altre domande, per cui le ho scartate. Scusate se le ho scartate, ma certe volte ci sono sempre domande uguali che ogni volta me le ripetete 100.000 volte e io appunto dico sempre le stesse cose. Io vi rispondo a queste domande che voi mi avete fatto su Instagram, che sono tante. Infatti vi lascio qua per farvi vedere che sono abbastanza tante domande. Io ho scelto ovviamente 9 domande perché sennò poi il video dura un po' troppo. Se volete farmi altre domande, vi aspetto su Instagram, me le fate lì e poi io vi rispondo in un video che è più bello. Vi dico anche che ho aperto un canale su WhatsApp, per cui vi lascio il link sotto nei commenti di WhatsApp, cioè vi lascio il link di WhatsApp. Ovviamente non potete vedere il mio numero di telefono perché non avete il mio numero di telefono, però potete leggere, vedere le foto e i video che io vi mando e su questo canale creato. Per adesso siamo in 10 perché forse poche persone ancora non hanno visto il link, per cui quasi ogni giorno pubblico qualcosa, la realtà in poche parole di quello che faccio. Invece quello che faccio veramente non lo pubblico quasi mai su YouTube, ma su WhatsApp sì. Per cui andatevi a seguire, io vi lascio giù il link nei commenti, link di WhatsApp. E poi seguitemi su Instagram perché così almeno lì avete anche il link in più. Allora, iniziamo con la prima domanda. Dico solo che ci sono 2 domande o una, non mi ricordo, anche 8. Un po' piccante. Però l'ho scelta perché ho detto, vabbè, dato che tutte le volte appunto mi rompono le scatole che mi fanno sempre queste domande qua che sono assurde, allora rispondiamo. Prima domanda, vi lascio qua le domande, intanto io rispondo. Allora, dimmi con chi stai cercando di metterti. Allora, quando ho letto questa domanda mi veniva da ridere. Perché posso capire se voi, cioè, mi fate una domanda come per dire, sei ancora fidanzata? Sei fidanzata? Cioè, posso capire queste domande, ma questa domanda che ho preso mi ha fatto ridere, ma per il semplice motivo che secondo me è una presa per il culo. Cioè, la domanda è stata presa così alla cazzo, cioè, in senso, la domanda l'hanno fatta alla cazzo. Non so se si può dire su YouTube. Comunque, non ha senso sta domanda, perché chi mi conosce, chissà la mia storia, tra virgolette, chi mi segue da tanto, sia su Instagram che su YouTube, dovrebbe saperlo che io ho comprato casa e sono insieme al mio compagno, che sarà poi futuro marito. Per cui, cioè, questa domanda è assurda, cioè, proprio boh, non so come interpretarla, se è una presa per i fondelli, se è una domanda, appunto, cioè. Io non so che cavolo ha, mio gatto, ogni volta ha sempre fame. E per cui, con chi stai cercando di metterti? Ma con chi mi devo mettere? Se sono già, cioè, è da 14 anni, ormai 15 anni che sono insieme al mio compagno e abbiamo anche una casa, cioè, comprata. Io non lo so perché fanno queste domande così, tanto per farle. Comunque, vabbè, questa è la mia risposta. Credo che
Chi mi ha fatto questa domanda, non so se mi segue anche su YouTube, comunque lo so. È una domanda assurda, vabbè. Passiamo alla seconda domanda. Questa è una bella domanda. Cosa guardi in un ragazzo? Allora, semplice, due parole. Il carattere, perché secondo me deve essere un ragazzo dolce, che se vuoi qualcosa, diciamo, allora, io non sono una che vuole sempre qualcosa, vuole, diciamo, ottenere sempre qualcosa. Però se, ad esempio, ho voglia di pizza, ho voglia di uscire, ho voglia di una rosa, ho voglia di qualcosa, cioè, mi piace questo ragazzo qua se è gentile, se, diciamo, è dolce e è romantico, in poche parole. Io guardo il carattere, queste cose qua, sul ragazzo. E ogni tanto, diciamo, anche il fisico, però di più sul carattere, perché se non ha carattere, cioè se non è dolce come piace a me, non è gentile, meglio stai dove stai. Infatti il mio ragazzo è molto romantico, molto gentile e mi tratta, cioè, da Dio, perché non devo essere io a dirgli voglio una rosa, cioè lui prende, mi compra i fiori, va e mi fa sempre dei bei regali come piace a me, che mi piace un ragazzo romantico. Per cui questo, in poche parole, il carattere. E passiamo alla seconda domanda. Ti va di iniziare a parlare più spesso? Io non so cosa è intesa sta domanda. Forse questa domanda è stata fatta su Instagram, perché pensano che io su Instagram, almeno su Instagram, io non parlo, cioè in senso non faccio storie parlate e appunto parlo di più su YouTube, per cui forse era intesa questa la domanda. Almeno credo, perché io su YouTube, cioè su Instagram, non mi piace molto parlare nelle storie, anche perché parlo troppo. E poi 15 secondi non bastano per me. Farei 50.000 storie solo parlate. E per cui direi che non è che mi piace, anche perché cosa devo dire? Cioè, non devo dire niente su Instagram. Invece su YouTube è più bello perché se sbagli almeno a parlare, almeno tagli qualcosa, tagli le cose, no? Invece su Instagram non puoi tagliare, non puoi fare niente. E poi è un passatempo Instagram, non è che, cioè, almeno io so che forse è inteso nelle storie, poi se è inteso sui messaggi privati di Instagram, quello dovete essere voi a mandare un messaggio a me a dire parliamo un po', eccetera. Però cioè, vi dico già che per quelli che mi seguono su Instagram, se è una cosa che mi interessa, allora rispondo. Se è una cosa che è pesante, che ripetete sempre le stesse cose. Scusate, ma c'erano i miei gatti che quando miagolano. Comunque, allora in privato, se sono cose che mi annoiano, non rispondo neanche. A prescindere per il tempo, perché da quando io lavoro non ho neanche il tempo di scrivere in privato su WhatsApp. Però se è una cosa appunto che mi interessa o mi scrivete ciao come va, eccetera, io rispondo. Se è una cosa che mi fa annoiare sempre le stesse domande, cioè è una palla, cioè non mi piace ricevere sempre le stesse domande o sempre le stesse scritte in privato. Poi non so come cos'era intesa questa domanda. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Sarò sempre qui per te se hai bisogno di qualcosa. Allora, questa non era una domanda. Non so chi l'ha scritta, però grazie perché è una domanda gentile, una domanda, diciamo, dolce. Cioè, domanda, una frase. Per cui grazie per chi, cioè, non so appunto chi ha mandato questa domanda, questa tra virgolette domanda. Però grazie, io comunque no, non ho mai avuto bisogno di altre persone che non conosco sui social,
solo persone se io conosco molto, come avevo detto nell'altro video, che ho conosciuto due persone su YouTube, che adesso ci scriviamo quasi tutti, anzi tutti i giorni su WhatsApp, perché gli ho dato anche il numero di telefono, in più ci siamo anche visti dal vivo, quelle sì che sono state persone e sono ancora persone proprio molto belle e gentili con me. Però per altre persone, certe persone non mi fido, per cui dipende dalla persona. Scusate se me la faccio un po' lunga, solo per rispondere ai 9 domande. Poi, questa è una domanda un po' piccante, cioè in senso, tutte le volte mi fanno sempre questa domanda, che adesso ve la metto qua, che misura di seno? Ogni volta ricevo sempre la stessa domanda. Questi sono dei ragazzi, ragazzi, sia adulti che ragazzi normali, che mi fanno sempre questa domanda in privato o sono, diciamo, un po' troppo esagerati. Io quando ricevo questi messaggi qua, cioè non dico questi ma più esagerati, non rispondo mai perché mi annoiano. Prima di tutto non mi interessa e secondo non sono una ragazza o una donna come pensano le persone, tantomeno se perché vedi una foto mia, che ne so, un po' scollata su Instagram, non vuol dire che mi faccio vedere, che ne so, cioè ci sono certi che riescono averne di più e a mostrare qualcosa, c'è quelli che non ne hanno e non possono mostrare niente, anche se li mostrano lo stesso. Però comunque l'ho già detto in un video di acquisti, per chi mi segue su YouTube, io l'ho già detto che taglio porto, anche perché ho fatto vedere ai reggiseni i nuovi acquisti che ho fatto nell'altro video una settimana fa o 2 settimane fa. Questo video non so quando lo metto. Comunque vabbè, ve lo dico, una sesta, anche perché si vede, credo che si vede, giusto? Ecco, una sesta. Quando avevo 15 anni portavo una terza, poi piano piano, dalla quarta alla quinta alla sesta, adesso sono la sesta. Poi non so, spero di fermarmi alla sesta, che non aumenta, perché sono ancora giovane e ho paura che mi aumenta, solo che non posso neanche ridurlo. Perché è una cosa brutta, secondo, ok, un conto se ce l'hai proprio giù, però c'è chi proprio non ce li ha, preferisco tenerle che ridurre il seno. Infatti certi me l'hanno chiesto, io ho detto no, ma neanche morta. Altra domanda un po' piccante. Hai fatto foto nude? Io non so perché tutte le volte mi chiedono sempre queste domande. Che questi sono i maschi perché lo so. No, e non le farò mai perché sono cose private, tengo privato e non le farò mai. Stessa cosa se devo mettermi in intimo, cioè non penso proprio, o almeno che se incinta in una gravidanza, allora forse non, forse sì, perché non ti vergogni dato che hai la pancia, hai una motivazione. Ma se devo farlo così, solo per farmi vedere, far vedere la figa, cioè, non in quel senso, però farmi proprio vedere e dire: ah, ciao, adesso mi spoglio, mi metto. No, cioè, ma perché? Se hai un compagno, ma fallo con lui, cioè, fatti vedere da lui, ma non dagli altri sui social che non. Oh, certe volte non riesco a capire queste cose, almeno io la penso così, sinceramente. E poi tantomeno non riesco a capire le donne. Perché si devono far vedere proprio esagerate col culo di fuori? Cioè, non riesco a capire perché devono farsi tanto esagerati a farsi vedere molte cose, diciamo, su Instagram specialmente, foto di quelle, cioè, assurde, che ci sono anche quelli di qui 14 anni che vi guardano, cioè, boh. Io la penso così, forse perché sono all'antica ancora, che non sono del 2000, allora penso al 90, non lo so, però io la penso così, sinceramente. Sì, ok, ci può essere che tu ti mostri, ok, ma non esageriamo, perché è un social, cioè non sei su You, puntini, puntini, sei su Instagram, è un social che anche i 14 anni, 13 anni lo usano. Cioè, se io essendo mamma e vedo mio figlio che guarda le altre nude, gli dico, oh, cioè,
bene tutto. Però poi vabbè, 18 anni puoi fare quel che vuoi, ma meno di 18 anni anche no, cioè almeno io lo penso così. Forse sono all'antica, sono ancora appunto una, però non lo so, cioè, comunque no, non l'ho fatte, non le faccio e tantomeno non le faccio vedere su Instagram o su altri siti prima di tutto, perché se io devo farle solo per dei like, solo per cosa? Per dei follower, per dei like, anche no, perché non è una vita questa, la vita è oltre, andare in giro, cioè è oltre. Io forse, non lo so, la penso così, voi la pensate diversamente. Adesso scommetto che ci scriveranno sotto i commenti brutti eccetera eccetera. Vabbè, tanto poi verranno cancellati quei menti di merda che scrivono le persone. Comunque io la penso così, voi la pensate come volete, ma io la penso così. Credo che questa sia la seconda, no, penultima, credo, non lo so. Hai cancellato il tuo Twitter? No, Twitter ce l'ho ancora, ho due canali Twitter, ce li ho ancora. Ogni tanto entro, ogni tanto sì, ogni tanto no. Twitter ce l'ho. Ho levato via il nome di Twitter che mi hanno scritto sotto questo, credo, ragazzo, perché giustamente è un canale, non posso dirlo. Comunque, preferisco che se uno vuole seguirmi su Twitter me lo dice in privato e io poi decido se darvi il mio nome oppure no, perché appunto non è un YouTube, non è un social normale, però io lì non faccio niente, però ogni tanto pubblico le cose che pubblicano gli altri, ma per aggiornare il profilo ce le ho ancora tutte e due, ma non pubblico per adesso niente. Comunque questo volevano sapere. Poi un'altra domanda, che poi non è una domanda, mi innervosisce l'idea di chiederti di uscire con me. Allora, io forse ho capito chi è, però sinceramente io non esco con nessuno. Uno, perché non ho più tempo di farlo. Due, perché appunto ho una mia vita, ho il mio, diciamo, ragazzo, ho gli amici, esco con chi conosco e preferisco così. Se sono ragazzi non mi fido molto, perché non sapete ovviamente cosa è successo e cosa succedono in questi anni, in poche parole. Se è una femmina ancora mi posso fidare, però deve essere tipo una che vuole fare amicizia eccetera, non so come spiegarvelo. Però comunque, anche se tu mi chiedi di uscire, io non lo farò mai. Uno, perché il mio ragazzo è geloso e non vuole il mio compagno, e due, perché non ha senso che io esco con una persona che poi, se c'è un maschio e io devo uscire con un solo maschio, cioè non è un'amicizia, sinceramente. Non so se mi sono fatta capire. Comunque forse ho capito chi è quello che mi ha scritto così. L'ultima domanda, voglio sapere per chi hai una cotta. Anche questa domanda qui è molto strana, perché sembra una presa per i puntelli. Allora, io non lo so, nella prima domanda, che era quasi uguale a questa, cioè, non posso avere una cotta di qualcun altro, se appunto, se non vuol dire che la mia relazione col mio compagno non va bene, per cui, cioè, sarei più, che ne so, mi piace di più qualcun altro che lui, cioè. Non so, queste domande strane, queste domande boh. Comunque io vi faccio vedere, perché ho fatto una foto, che vabbè, io ve la metto sta. Comunque queste sono le domande che mi avete mandato, ma ce ne sono altre. Per cui, per farvi rendere conto, no? Che ce ne sono tante di domande, ma ovviamente non tutte le ho, vi ho risposto. E scrivere queste domande così, che poi non sono proprio domande,
Non ha senso, perché avere una cotta lo dice una ragazzina, lo dice a una più grande, a una più piccola, o tantomeno a una che non ha un fidanzato. Cioè, boh, semmai fatemi domande altre. Sei fidanzata, vivi ancora con il tuo ragazzo, con il tuo compagno? Sei ancora dentro la nuova casa? Che poi, lo vedete? Sono nella nuova cameretta, che in teoria doveva essere una postazione e ancora non ho finito niente perché ci sono... Dove siete voi? Gli scatoloni. Qui ci sono le luci, le cose di YouTube quando registro il video, solo che non le uso. Perché? Perché non ho tempo, perché il lavoro mi tiene tanto impegnata. Oggi sono qua, ma perché è un giorno in cui riesco a registrare, perché se no neanche registravo. Cioè, per cui lo vedete? Lo vedete? Vedete? Vedi? Adesso spoilerò l'entrata, sono proprio scema. Così, cioè, dovrei stare attenta poi a far vedere appunto il fuori quando registro. Sinceramente. Comunque, aspettate un attimo. Se siamo in tema, vi faccio vedere i miei gattini. Sono 5, ancora piccolini. Comunque, questi sono i miei due gattini. Che rompono le palline ogni volta che io faccio il video. Però sono bellissimi. Unici così. Così bellissimi. Sì. Volevo farvele vedere perché almeno so se siete arrivati in questa parte del video. Scrivetemi gattini se avete visto tutto il video. Così almeno so se l'avete visto. E niente, non so se metterò questo video prima degli altri o più tardi, non lo so. Comunque, ho risposto tutto. Mi sono dilungata un po' troppo, scusate, ma è sempre così. Risponderò anche su WhatsApp, sul canale WhatsApp. Io comunque ve lo lascio giù, lo ripeto. Comunque, vi aspetto su WhatsApp. Iscrivetevi così almeno vedete qualche mini video, qualche foto dello spoiler che ci sarà su YouTube, o tantomeno quello che faccio. Va bene, credo che ho detto tutto, ho risposto tutte le domande e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se questo video dura un po' troppo, è sempre così. Con me che parlo, vai! Vabbè, spero che vi ho tenuto compagnia e spero che vi siate divertiti lo stesso. Se volete lasciarmi altre domande, scrivetemelo qui sotto che poi io vi rispondo nella seconda parte delle domande. Oppure su Instagram, ovviamente. Ciao!